Un cordiale buongiorno, benvenuti a questo appuntamento flash della nostra informazione. Fra poco più di 2 ore si chiuderanno le urne, ma l'affluenza al voto è molto bassa anche in questo ballottaggio. Ovviamente abbiamo il dato relativo alle 22 di ieri sera, quando si era recata alle urne il 30,14%. Contro il 49,27 di 5 anni fa. Dunque un calo davvero forte anche rispetto al primo turno, quindi rispetto a 15 giorni fa siamo a un meno 7% addirittura. Dunque meno 19 rispetto a 5 anni fa, meno 7 rispetto al primo turno, un crollo clamoroso da parte dei votanti. 23.000 persone o poco più si sono recate al voto sui 76.737 iscritti nelle liste elettorali. Dunque si profila un'altra manifestazione davvero eclatante di disaffezione dei cittadini verso la politica. Il rischio concreto alla fine, quando si chiuderanno le urne, è che meno della metà dei lucchesi vadano a votare. Sarebbe un risultato purtroppo un minimo storico per quanto riguarda le elezioni comunali. Naturalmente, se le cose questa mattina non cambieranno, ma francamente appare difficile, se non impossibile, che ci possa essere un recupero, ebbene tutto questo non farà altro che favorire il candidato uscito vincitore al primo turno, ovvero Alessandro Tambellini, che 15 giorni fa si posizionò molto davanti a tutti gli altri con oltre il 46%, aveva raccolto 19.192 voti. Ovviamente la rincorsa di Pietro Fazi sarebbe impossibile se le percentuali di voto saranno quelle di ieri sera alle 22, perché evidentemente poter recuperare tanti voti, ne aveva raccolti 6.400, ripeto, con queste percentuali sarebbe quasi impossibile. Comunque vedremo alle 15, quando si chiuderanno le urne, avremo il dato definitivo sull'affluenza. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15, diretta ovviamente sulla nostra emittente, ma per questo ballottaggio abbiamo messo in piedi una partnership che ci sembra interessante con gli amici del giornale online Lo Schermo e quindi i cinguettii di Twitter saranno trasmessi anche sulla nostra emittente, li troverete in sovrimpressione durante la diretta dello scrutinio a partire dalle 15. Per quanto riguarda appunto gli utenti di Twitter, basterà andare sul canale Twitter dello schermo e utilizzare l'ormai nota, io non sono un tecnico, ma insomma dicitura asterisco Lucca in ballo. Ecco, in questo modo entrerete nella chat di Twitter, appunto dello schermo, e potrete poi vedere i vostri commenti anche in sovrimpressione sul nostro canale. E oggi appunto faremo una diretta dalle 15, un piccolo salottino, ospiti con noi il vice capo servizio del Tirreno Ilaria Bonuccelli e il direttore dello schermo Stefano Giuntini. Poi naturalmente avremo anche tanti ospiti in attesa del risultato finale e delle interviste con il nuovo candidato sindaco. Ieri la scossa di terremoto nella notte fortissima, che ha davvero creato non solo paura, ma purtroppo anche vittime e danni nelle province di Modena e di Ferrara. Ebbene, il terremoto è arrivato fino a noi. La scuola materna Carlo Piaggia questa mattina è rimasta chiusa, perché nel corso di sopralluoghi
che i tecnici hanno compiuto con sollecitudine in tutti gli edifici scolastici del territorio, ebbene è stata evidenziata una crepa che interessa due aule della scuola materna. La chiusura dunque dell'istituto è stata predisposta da un'ordinanza del comune a scopo precauzionale per permettere la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza. Nessun problema è stato evidenziato nelle altre sedi scolastiche del territorio comunale. E questa mattina è in corso nella palestra della scuola Carlo Piaggia una assemblea pubblica a cui sono stati invitati gli studenti delle scuole capannoresi, ma anche tutta la cittadinanza, per poter rendere omaggio alla vittima dell'attentato di sabato a Brindisi. L'attentato davanti alla scuola, intitolata alla moglie del magistrato Giovanni Falcone, e una ragazza di 16 anni che ha perso la vita in un attentato che ha scosso davvero tutta l'Italia. E appunto questa mattina il comune di Capannori ha deciso di fare questa assemblea pubblica proprio per poter parlare e poter rendere omaggio alla vittima di questo attentato. Un'ultima notizia prima dello sport, ci dobbiamo preparare ad una settimana assolutamente infame sotto il profilo meteorologico. Una forte perturbazione si sta avvicinando al nostro paese, preceduta e accompagnata da venti di scirocco. I meteorologi avvertono che i temporali colpiranno soprattutto la Sardegna e poi le piogge forti anche la Toscana, quindi la nostra regione e tutto il nord-ovest. I temporali più violenti colpiranno appunto Sardegna e Toscana e anche poi Lombardia e Piemonte. Insomma, l'estate sembra un miraggio, prepariamoci ad una settimana fresca e con l'ombrello aperto. Adesso lo sport in primo piano, la vittoria dell'Arcantea al Paladozza di Bologna, una vittoria quasi storica perché i bolognesi erano imbattuti sul loro campo. È stata però una partita particolare in cui è successo di tutto, dall'incidente a un giocatore di Bologna, che purtroppo è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale, una brutta caduta e è rimasto addirittura privo di sensi per qualche secondo, quindi grande paura in campo e sulle tribune. Poi, per fortuna, dall'ospedale bolognese sono arrivate notizie rassicuranti, ma la partita è stata sospesa anche a causa di intemperanze da parte del pubblico di Bologna. Appunto anche a seguito di questo incidente, per il quale ovviamente è stato un incidente fortuito di cui non hanno colpe i giocatori biancorossi. Parte del pubblico ha cominciato a inveire nei confronti appunto dell'Arcantea e anche dirigendosi in maniera minacciosa verso i tifosi, aggredito anche verbalmente, solo verbalmente per fortuna, in tribuna centrale uno dei due dirigenti dell'Arcantea, Carmelo Auricchio. Alfredo Susana, come sappiamo, è squalificato e quindi non ha potuto seguire la squadra in questa trasferta. Auricchio racconta di momenti piuttosto concitati e anche di paura. Era con la famiglia, con il figlio, c'era anche la vedova di Luca Del Bono, alcuni amici, dice Auricchio, siamo stati aggrediti dai tifosi di Bologna. Ho avuto paura perché ero insieme ai ragazzi Lorenzo e Davide e Umberto, che erano appunto accanto a me. Per fortuna poi le forze dell'ordine sono riuscite ad arrivare, erano dalla parte opposta, vicino ai tifosi biancorossi, e quindi poi le cose sono tornate a posto. Alla fine l'Arcantea, dopo appunto una lunga sospensione, ha avuto la personalità di stare in partita, di mantenere nervi saldi e la calma, e alla fine ha vinto 76 a 66. Adesso però Auricchio dice
Spero che per quanto riguarda la gara di ritorno, ecco, ci sia un servizio d'ordine all'altezza, perché visto quello che è successo, ci auguriamo che tutto ovviamente possa svolgersi in maniera assolutamente tranquilla e regolare. Ricordo, gara 2, mercoledì alle 21 al Palatagliate, oggi e domani prevendita dalle 18 alle 20 all'esterno del palazzetto, al botteghino esterno. Infine la Virtus che dopo una lunga rincorsa durata 40 anni e dopo 10 anni di secondo posto in Toscana, e invece ha conquistato sabato allo stadio di Campi Bisenzio il titolo toscano assoluto nel campionato di società ed è un risultato storico per la società del presidente Adriano Montanari, nonostante un budget risicato, ma una società fatta davvero di passione, di sana passione ed amore per l'atletica. Ebbene, dopo tanti anni di sacrifici è arrivato un risultato storico, ma naturalmente avremo modo di approfondire anche questa notizia nei telegiornali della sera. Vi ricordo dunque, a partire dalle 15, la nostra diretta su Di Luca, sul sito di luca.it e da oggi anche questa novità con i commenti di Twitter in collaborazione con gli amici del quotidiano online, Lo Schermo. È tutto, ci vediamo più tardi a partire dalle 15. Buona giornata, arrivederci.